Sergio Mattarella resta Presidente della Repubblica e alla sua elezione hanno partecipato anche i 3 delegati scelti dal Consiglio regionale della Toscana che poi sono stati presenti giovedì 3 febbraio alla cerimonia del giuramento e dell'insediamento. Assieme ai commenti di Gianni, Landi e Mazzeo ascolteremo quelli dei gruppi in Consiglio regionale perché senza dubbio questa elezione, con tutto quanto c'è stato prima e dopo, provoca ripercussioni anche sulla scena politica regionale. Il Consiglio tornerà a riunirsi nei prossimi giorni e dovrebbe anche dare il via definitivo alla riforma dello Statuto nella parte che riguarda la Giunta, si introduce la figura del sottosegretario e l'ufficio di presidenza che prevederà anche 2 nuovi questori. Come già accaduto in occasione del giorno della memoria, un'altra seduta solenne ci sarà per il giorno del ricordo. Si celebra il 10 febbraio di ogni anno, si ricordano le vittime e i perseguitati della campagna d'odio del dopoguerra nell'Italia di Nord-Est. Comunico il risultato della votazione. Presenti e votanti 983. Astenuti nessuno. Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea 505. Hanno ottenuto voti Mattarella 759, Nordio 90, Di Matteo 37, Berlusconi 9, Belloni 6, Casini 5, Draghi 5, Casellati 4, Berrino 2, Cassese 2, Di Nicola Primo 2, Giorgetti 2, Grassia Filippo 2, Pera 2. Voti dispersi 18, schede bianche 25, schede nulle 13. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. Sono le 9 di sera del 29 gennaio, dopo 6 giorni di votazione a Montecitorio dei 1000 grandi elettori, la scelta alla fine ricade su Mattarella, sempre lui, sarà di nuovo il presidente degli italiani. Soddisfatti alla fine i 3 delegati toscani, ma il nostro orizzonte si allarga partendo dai gruppi del Consiglio regionale che fanno parte della maggioranza, sia a Firenze che a Roma. Avevo augurato ai grandi elettori della Toscana di poter eleggere un presidente che fosse degno successore di Sergio Mattarella. Dopo una settimana di confronti e anche non semplice è arrivata la riconferma di Sergio Mattarella e credo che sia una scelta che conferisce stabilità al governo, stabilità al paese, prestigio nei confronti dell'Europa e del mondo. Certo, l'elezione di una presidente donna sarebbe stata una grande innovazione. Ma vista come sono andate le cose, credo che la scelta più giusta sia stata quella che è stata fatta. Abbiamo ancora dei momenti difficili come paese da poter attraversare. Credo che avere Draghi al governo e Mattarella alla presidenza della Repubblica sia una soluzione che conferisce all'Italia stabilità e le migliori possibilità di poter guardare al futuro in maniera positiva. La rielezione di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, è un dato positivo per le istituzioni toscane, un presidente, un uomo delle istituzioni, una figura autorevole che dà garanzia all'unità nazionale, che dà forza all'attuale governo, che soprattutto mette insieme tante forze politiche. Un'elezione largamente condivisa, che ha visto il nostro partito, che la Viva, Matteo Renzi, il protagonista della scelta, oggi così come 7 anni fa, e che ha fermato le derive fondamentalmente di Nuova Alleanza giallo-verde, grillino e leghista, che ha impedito fondamentalmente l'avvento di persone che venivano ipotizzate dalla mattina alla sera. Questo consolida l'alleanza di governo che c'è in Toscana fra Italia Viva e Partito Democratico, perché sono stati due partiti che insieme a Forza Italia e anche altri sono stati poi i promotori insieme allo stesso Draghi di questa proposta. Avrebbe preferito un altro nome la capogruppo del Movimento 5 Stelle, che tuttavia alla fine si dice soddisfatta della scelta fatta. Certamente sulla figura di Sergio Mattarella non possiamo che essere tutti concordi riguardo al fatto che si tratti di una persona che ha dato lustro all'Italia e soprattutto ha garantito gli equilibri politici e istituzionali in tempi molto difficili. E resta il rammarico di non essere riusciti a fare una scelta anche coraggiosa come quella di un nome femminile, visto che molti ne sono emersi e di altissimo livello e grandissimo spessore.
e ci domandiamo innanzitutto se questo possa essere naturalmente il meglio per l'Italia in questo momento, ma sicuramente apre delle riflessioni. La cosa importante è che i profili che sono stati proposti anche dal Movimento 5 Stelle riflettono veramente la grandezza di figure che in questo momento devono, secondo me, essere messe nella condizione anche di sfondare certi tetti di cristallo. Nettamente su un altro fronte restano tra i gruppi in consiglio regionale solo i consiglieri di Fratelli d'Italia. Tra coloro che escono indeboliti da questa elezione, da questo rinnovo dell'incarico al presidente Mattarella, vi è proprio lui. Infatti, questo secondo mandato del presidente Mattarella sarà fortemente più debole rispetto al primo gioco forza perché frutto non di un accordo politico, di una precisa volontà politica, ma frutto esclusivamente di un accordo tra i partiti che hanno preferito mantenere lo stipendio dei parlamentari eletti per un altro anno piuttosto che scegliere una figura che potesse rappresentare un punto di riferimento per i prossimi 7 anni. E dispiace che una figura sicuramente del valore istituzionale del presidente Mattarella si sia prestato a questo teatrino. Dispiace vedere un presidente della Repubblica di 80 anni che si presta a un giochetto di bassa leva, annunciando prima di non essere disposto a rifare un secondo mandato e poi facendosi addirittura vedere mentre con gli operai effettuavano il trasloco dei materassi da casa e poi dopo qualche giorno si è ripresentato come se niente fosse. Intanto, mezz'ora dopo la proclamazione del risultato, il presidente rieletto pronuncia il suo primo breve ma intenso discorso. I giorni difficili trascorsi per l'elezione alla Presidenza della Repubblica, nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti. Tra i grandi elettori, Eugenio Giani, nelle ore precedenti, era stato a colloquio con Mattarella insieme ai capigruppo della maggioranza e dopo il giuramento conferma tutta la sua fiducia e la sua stima nel presidente. Sergio Mattarella davvero ha dato il senso di un Presidente della Repubblica che rappresenta per la coscienza comune del Paese il capo dello Stato, la figura di unità degli italiani, delle varie articolazioni in cui lo Stato è composto. Io sono convinto che quella di oggi è una giornata storica perché segna l'ingresso per il secondo mandato di un Presidente della Repubblica che ha dato prova nel primo mandato di svolgere al meglio il suo ruolo. Mattarella parla solennemente giovedì dopo il giuramento alle Camere riunite ai delegati regionali. Indica la necessità di ripartire dopo questa grande, lunga emergenza, di ridare centralità al Parlamento, di attuare la riforma della giustizia. Insiste alla fine tantissime volte sulla parola dignità. Dignità, dignità è azzerare le morti sul lavoro che feriscono la società. Dignità e diritto allo studio, lotta all'abbandono scolastico, annullamento del divario tecnologico e digitale. Dignità e rispetto per gli anziani che non possono essere lasciati alla solitudine. Dignità è un paese libero dalle mafie, dal ricatto della criminalità. Libero anche dalla complicità di chi fa finta di non vedere. Dignità è assicurare e garantire il diritto dei cittadini a un'informazione libera e indipendente.
E alla fine in diretta TV nel nostro lungo speciale, in questi giorni abbiamo coperto ogni fase della votazione sul Telegranducato, intervengono anche gli altri due delegati toscani alla loro prima esperienza da grandi elettori. Sono davvero emozionato nell'ascoltare un gigante, perché il presidente Mattarella con il suo discorso carico di politica, di buona politica, ma con un linguaggio rivolto alle cittadine e ai cittadini, un linguaggio di speranza dopo i terribili anni della pandemia, un messaggio che arriva forte al cuore di chi si è impegnato in prima linea, di chi soffre, usando per ben 18 volte la parola dignità, dignità contro la violenza sulle donne, dignità per i giovani, dignità per il lavoro. Un faro, un esempio per chi come me si impegna ogni giorno in politica. Ancor di più, dopo aver ascoltato il suo discorso rivolto sia al Parlamento ma soprattutto alla Nazione, sono fiero e orgoglioso di aver votato il nuovo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il discorso del Presidente Mattarella è stato molto applaudito ma anche molto toccante nel momento in cui ha ringraziato proprio in questo momento storico che stiamo vivendo dal punto di vista della sanità, pandemico. Ha ringraziato tutti gli operatori sanitari, volontari e le forze dell'ordine. Sicuramente un discorso molto completo, ha toccato tantissimi punti, ha valorizzato la centralità del Parlamento, ma soprattutto ha dedicato, e questo mi ha colpito molto, una buona parte del suo discorso incentrandolo sulla necessità della riforma della giustizia in Italia. Molti applausi, questi sono stati probabilmente i punti che più mi hanno toccato nel suo intervento, ma credo che da oggi parte un nuovo percorso anche della politica, e sicuramente la garanzia di un Presidente della Repubblica come Mattarella farà sì che anche le forze politiche che da qui a un anno andranno al voto sapranno far tesoro delle sue parole, incentrate ovviamente sull'unità del Paese e della nostra nazione. Giovani, la settimana scorsa avevamo annunciato in sintesi le principali misure contenute nel provvedimento presentato dall'Ufficio di Presidenza, approvato all'unanimità dall'Aula e che vale circa 2 milioni. Noi vorremmo che con attività culturali, sostegno all'educazione civica, progetti di inclusione, anche corrispondenti ad investimenti in parchi e giochi inclusivi per i comuni, si potesse sollecitare e far sentire una voce che fortemente richiama al fatto che intorno a loro c'è una comunità che li pensa, che li custodisce e nella quale sono inseriti. Perché noi rischiamo che l'isolamento anche fisico che tanti ragazzi, ragazze e bambini hanno subito pregiudichi appunto un senso civico di appartenenza a comunità che invece hanno dimostrato nel senso di coesione e nel riuscire a lavorare insieme, a riflettere insieme sui problemi, di avere una risorsa importantissima. Ecco, noi vorremmo che questo fosse presente nei nostri cittadini e cittadine più giovani. Per favorire l'aggregazione giovanile, e questo in parte riservato a giovani sotto i 35 anni, si è pensato appunto a questi aiuti da dare sia per la street art che per aggregazioni giovanili anche autogestite che possono riunirsi in edifici pubblici, oppure anche all'articolo 7 di questa proposta di legge si parla di progetti di educazione civica che servono, lo sappiamo bene. E poi c'è uno stanziamento una tantum di 150.000 euro per bande e cori musicali. Sono attività che hanno una forte attenzione sui territori, che vedono due associazioni sul territorio regionale che raccolgono tutte le istituzioni, gli enti, le associazioni interessate e che collaboreranno con l'Ufficio di Presidenza e col Consiglio regionale per distribuire questo finanziamento, che vorrebbe sostenere le attività dopo un biennio di forte difficoltà dovuto anche al Covid. Si cerca di dare un aiuto concreto per la loro ripartenza. Questi aiuti verranno dati a due associazioni che riuniscono le bande e i cori, che a loro volta li daranno su progetti alle singole bande e ai singoli cori. Ovviamente
La giunta poi dovrà avere i resoconti che i progetti siano stati portati a termine. Molto soddisfatto anche il Presidente del Consiglio regionale che commenta: sono felice e orgoglioso che prima l'Ufficio di Presidenza, poi tutto il Consiglio abbiano promosso e approvato all'unanimità la legge per il contributo all'Associazione Bande Musicali e Cori della Toscana e quella per il contributo ai comuni per iniziative di promozione socioculturali rivolte alle giovani generazioni. C'è anche una risoluzione, un documento che impegna invece la Giunta regionale con forza ad intervenire su due questioni che riguardano le aree interne e quelle montane, una richiesta in particolare emersa dopo il clamoroso e lungo blackout dell'anno scorso per le abbondanti nevicate in montagna. Questo è inaccettabile e ovviamente oltre al fatto che il gestore deve fare gli interventi sulla rete, però ogni ente deve fare la propria parte. Noi abbiamo provato a cercare di capire cosa la Regione può fare ancora per semplificare queste attività, perché la continuità del servizio elettrico è un'attività di pubblico interesse e quando magari c'è un albero troppo vicino che non è stato tagliato e poi si abbatte sulla condotta elettrica, poi si creano dei problemi del genere. Quindi noi facciamo tre proposte. La prima è aumentare l'area di pertinenza, quindi fare in modo che la fascia di rispetto dove ci devono essere fatti tagli di manutenzione arborei sia aumentata rispetto all'attuale. Poi che nelle aree protette, nelle aree ad esempio fluviali dove ci sono condotte elettriche, anche qua il taglio di manutenzione fatto dai gestori deve essere considerata attività di pubblico interesse e quindi bisogna semplificare gli adempimenti, passando da meccanismi autorizzativi a meccanismi di mera dichiarazione. Ma su questo punto c'è il voto contrario del Movimento 5 Stelle. Per quanto possano apparire comprensibili e giustificabili le intenzioni, non mi fido di questi atti che aumentano le possibilità di tagliare in modo un po' così indiscriminato, senza tante regole. Quindi ho votato contrario perché non mi sento tutelata da questi atti di questo tipo. Tra l'altro vi anticipo che sto ultimando una proposta di legge proprio per rivedere e modificare la legge forestale regionale. L'altra istanza riguarda il recupero del patrimonio edilizio in abbandono nelle cosiddette aree interne. Ascoltiamo su questo il parere del consigliere di opposizione Fantozzi che aveva proposto il testo in commissione. Pensare che su 3 anni, come da documento del DEF, siano destinati soltanto l'1,7% delle risorse ci ha preoccupato e ci ha spinto sostanzialmente a lavorare nella direzione di questa proposta di risoluzione, perché per noi il problema delle aree interne è centrale, non è un problema che sta fermo, ma è su un piano inclinato dove ogni giorno sostanzialmente c'è un'erosione sotto il profilo dei servizi al cittadino, quei servizi che sarebbero essenziali a una comunità per svilupparsi. E quindi la nostra attenzione voleva rimarcare questo aspetto, chiaramente in una chiave costruttiva, cosa che ha portato, di concerto con le altre forze politiche all'interno della Commissione e del Consiglio regionale, ad un'approvazione unanime del nostro testo. Si è celebrato il giorno della memoria, si sono ricordati i momenti terribili della discriminazione e della persecuzione di tanti cittadini ebrei. Lo abbiamo fatto anche noi di Telegram Ducato insieme ad Ampia con una trasmissione speciale ancora disponibile online, molto toccante e con la presenza di autorevoli storici. Proprio negli stessi giorni, nelle nostre cronache, emergeva un grave fatto: un bambino ebreo offeso e aggredito da 2 ragazze minorenni nel parco di Venturina in provincia di Livorno. Alcuni giorni dopo lì c'è stata una manifestazione di condanna del fatto e di solidarietà al bambino e alla famiglia con diversi consiglieri regionali che vi hanno partecipato. La vicenda, che purtroppo è stata seguita da un'altra analoga a Firenze, era stata commentata anche in consiglio regionale a margine della seduta del 26 gennaio. Lì era stato presentato questo libro di Alfredo De Girolamo, Chi salva una vita, in memoria dei giusti toscani, di cui un po' abbiamo già parlato. Gli ebrei in Italia furono deportati in 8.000. Pensate, su 47.000, questa era la comunità ebraica italiana, 8.000. Di questi ne tornarono 10%, forse anche meno, poi alcuni morirono dopo per quello che avevano subito. Quindi se non ci fossero stati giusti, quelli 8.000 erano sicuramente di più.
L'autore, lo abbiamo intervistato nella puntata precedente, è ancora disponibile in streaming sul nostro sito e sul portale del Consiglio regionale. Ora De Girolamo annuncia comunque che la ricerca prosegue. Eh sì, perché è la cosa bella, sono molto contento che il Consiglio regionale della Toscana, il massimo organismo della nostra rappresentanza, proprio in questi giorni che si discute delle elezioni del Presidente della Repubblica, noi possiamo fare un parallelismo su questo organismo così importante e significativo, faccia suo questo lavoro, e poi questo lavoro possa essere arricchito perché le generazioni future sappiano e possano nello stesso tempo non perdere di vista quello che è stato allora. Tutto l'ufficio di presidenza è qui. Soltanto la giustizia è il vero, diciamo, vaccino al cospetto di queste grandi forme di violenza che l'uomo è stato in grado di compiere nei confronti di altri uomini. Per questo questo libro è una testimonianza di persone che hanno salvato altre persone, e dove le persone non sono solamente numeri, ma sono appunto delle persone, delle vite, dove le persone possono a questo punto anche rispecchiarsi e prendere come modello. La memoria va concretizzata. Personalmente io ho cercato di concretizzare la memoria andando anche personalmente ad Auschwitz, con il treno della memoria. È stata una delle esperienze più toccanti della mia vita. Credo che tutti dovremmo andare ad Auschwitz, perché la memoria non è semplicemente un ricordare in una giornata, ma è cercare di capire bene quello che è stato e che non deve più essere. Si conferisce eternità a questi esempi virtuosi, e dall'altra parte si recupera e non si disperde una lezione di civiltà che certamente ci consegnano. Vale per gli episodi di oggi, ma vale in generale, perché ormai abbiamo capito da tempo che la democrazia e i valori non sono mai acquisiti una volta per tutte, ma devono essere difesi giorno dopo giorno nel nostro agire quotidiano. Queste iniziative che vengono fatte, queste giornate nazionali, servono soprattutto come monito perché determinate cose non succedano più. In questo caso la lettura che dà De Girolamo è una lettura positiva di questo tipo di ricorrenza, ovvero ricordare chi con l'animo degli italiani, dei toscani, non volle piegarsi comunque a quelle che erano le leggi sbagliate di allora, e volle con il proprio gesto appunto non girarsi dall'altra parte, mettendo a disposizione se stesso perché potesse essere meno cruente, meno drammatica, meno tragica l'azione di quel tipo di norme. E si collega da Roma, dove era impegnato per l'elezione del Presidente della Repubblica, anche Antonio Mazzeo. Grazie di cuore ad Alfredo De Girolamo per averci voluto offrire questa sua nuova pubblicazione, Chi salva una vita, la storia dei giusti in Toscana. Per tanto tempo non hanno voluto raccontare queste figure, tra cui una delle più note è Gino Bartali, come salvarono tanti e tanti ebrei. Nel 1938 Vittorio Emanuele III firmò nel parco di San Rossore le leggi razziali, e di lì fu l'inizio della fine. Tanti ebrei furono violentati, furono deportati, tanti ebrei subirono le violenze del regime nazifascista, ma ci furono tante donne e tanti uomini che non furono indifferenti, che non si voltarono dall'altra parte. Anche tante storie di sport e purtroppo discriminazione e persecuzione erano riemerse in un'altra iniziativa, la mostra Campioni della Memoria, aperta nei giorni scorsi nello spazio espositivo di Palazzo del Pegaso. Il 10 febbraio prossimo sarà invece il giorno del ricordo e il Consiglio regionale tornerà a riunirsi in seduta solenne. Ricorderemo le vittime delle foibe e gli esuli di Istria e Dalmazia, molti dei quali arrivarono nella nostra regione. Nella prossima seduta del Consiglio regionale dovrebbe essere approvata in seconda lettura e quindi diventare poi definitiva la riforma dello Statuto della Toscana nella parte che riguarda l'allargamento dell'ufficio di presidenza da 5 a 7 membri, con due nuovi questori insomma, e il varo di un sottosegretario della Giunta. Intanto il testo è passato nuovamente in commissione, si è registrata però la non partecipazione al voto del presidente Bugliani, PD, dei consiglieri Scaramelli, Italia Viva e Tozzi, ora gruppo misto, assente Torselli di Fratelli d'Italia. Ne riparleremo certamente venerdì prossimo nella nuova puntata di Regionando, dopo il TG della sera.